Oggi parliamo di business process modeling, cioè la modellazione di processi aziendali. Abbiamo già intravisto alcuni aspetti della modellazione, in particolare quando faremo riferimento al business process modeling, almeno all'interno di questo corso, intendiamo la modellazione di tre aspetti fondamentali. Il flusso del processo, l'aspetto informativo, i dati manipolati all'interno del processo e le interazioni. E sono i tre aspetti che avevamo indicato come fondamentali in quella che abbiamo chiamato vista funzionale sul sistema informativo o modello funzionale. Quando parliamo di flusso di processo, quello in realtà è il process modeling vero e proprio. Ci sono un paio di notazioni fondamentali, gli activity diagram di UML e BPMN, Business Process Modeling Notation. Per il momento ci focalizziamo sugli activity diagram UML, più avanti vedremo anche un po' per differenze, visto che hanno alcuni elementi in comune, anche il BPMN. Sono le due notazioni più diffuse, quindi è importante che voi le conosciate e sappiate anche quali sono grosso modo le equivalenze tra i due linguaggi di modellazione. Il secondo aspetto fondamentale che tratteremo sarà l'aspetto informativo, cioè modellare i concetti fondamentali, i dati che vengono trattati nel processo. A questo scopo utilizzeremo una notazione che si chiama Class Diagram, sempre di UML. UML, ve lo ricordo, è un linguaggio integrato che permette di andare a descrivere diversi aspetti. Allo stesso scopo si possono utilizzare i diagrammi entità-reazione, che chi di voi ha seguito un corso di base di dati probabilmente già conosce. Terzo aspetto è quello delle interazioni e per andare a parlare di interazioni utilizzeremo un approccio che si chiama Use Case Modeling, quindi andremo a descrivere i casi d'uso. I casi d'uso permettono di descrivere come avviene l'interazione tra l'utente di un sistema e il sistema stesso. Abbiamo detto che utilizzeremo UML. UML, come vi ho già detto, sta per Unified Modeling Language. È un linguaggio standardizzato da un organismo internazionale che si chiama OMG, Object Modeling Group. È un organismo internazionale che ha tra i partner moltissime aziende nel settore dell'informatica, dei sistemi informativi. UML permette di andare a descrivere diversi aspetti di un sistema complesso e ci offre per ogni aspetto un diagramma. In particolare, in questo corso noi tratteremo il diagramma delle classi, i diagrammi di attività e i diagrammi di casi d'uso. Ci sono altri diagrammi che sono di uso comune, magari non tanto nell'ambito dei sistemi informativi quanto nella progettazione di sistemi software, che sono diagrammi di sequenza e di state chart. Gli state chart permettono di descrivere delle macchine a stati, ma non questi ultimi due diagrammi non saranno oggetto di questo corso. Se avete qualche curiosità su UML e volete approfondirlo un po', vi consiglio un librettino molto sottile e
tutto sommato completo, che si chiama UML Distilled. È essenzialmente, come dice il titolo, un distillato di UML, quindi vi descrive tutte le notazioni UML, gli aspetti principali, vi dice come si usano e a cosa servono. Quindi se avete bisogno di avere un riferimento per UML, questo è un ottimo testo. È molto sottile, soprattutto confrontato con lo standard ufficiale dell'OMG, che è un malloppo enorme, ed è di facile lettura, quindi soprattutto è utile come riferimento. In particolare, oggi ci concentreremo sui diagrammi delle classi, che sono il meccanismo per fare la modellazione concettuale. Vedremo più avanti i diagrammi di attività che permettono di fare la modellazione del flusso di processo e parleremo poi più avanti degli use case diagram, quando parleremo dei casi d'uso in generale. Quindi, argomento della giornata, i diagrammi delle classi. I diagrammi delle classi sono uno strumento per fare quella che si chiama modellazione concettuale. Quindi quello che vogliamo fare è costruire un modello delle idee, dei dati, dei concetti che vengono utilizzati all'interno di un processo nel miglior modo e tutto sommato adottando quella che è la prospettiva di un utente, di una persona interessata ma esterna al team di sviluppo a questi elementi. Non so se voi conoscete la parola stakeholder. Stakeholder è chiunque sia interessato a un particolare argomento, quindi ci sono più persone che possono essere interessate a questo argomento, i potenziali utenti del sistema informativo, i manager che dovranno magari gestirlo, chi gestisce gli aspetti di qualità, eccetera. Quindi tutti gli stakeholder che tendenzialmente non sono persone che hanno necessariamente un bagaglio culturale informatico, devono poter comprendere i contenuti di un modello concettuale senza troppa difficoltà. Normalmente si procede con l'analisi, con la modellazione concettuale dopo che abbiamo capito quali sono i requisiti generali del sistema, quindi che cosa deve fare il sistema. Quindi un modello concettuale deve fondamentalmente catturare i principali concetti di cui abbiamo bisogno nel nostro processo, astratti, quindi non necessariamente dettagli più minimi. Deve poter descrivere quali sono le caratteristiche dei concetti. Per caratteristiche noi intendiamo i dati associati ai concetti e i legami tra questi concetti. Un minimo accenno a cosa intendo per livelli di astrazione. Quando pensiamo alla modellazione concettuale, normalmente direttamente o indirettamente trattiamo due diversi livelli di astrazione, che qui ho chiamato astratto e concreto. Quindi a livello astratto noi parliamo di concetti, di entità, di classi, di categorie, di tipi. Queste sono idee astratte. Invece c'è un livello concreto in cui parliamo di una particolare istanza, un elemento, un oggetto, un esempio, o usiamo anche il termine occorrenza. Quindi è bene, quando facciamo modellazione concettuale, ricordarsi di questa distinzione tra elementi astratti, che sono quelli che mettiamo nel modello direttamente, e
la parte concreta, che se vogliamo rappresenta un esempio, un'istanza del modello astratto e concettuale. L'elemento principale di un modello concettuale è rappresentato, almeno in diagrammi UML, dal concetto di classe. Una classe rappresenta un insieme di oggetti, quindi un concetto astratto, non rappresenta il singolo oggetto, ma descrive un insieme di oggetti che hanno proprietà comuni, ognuno dei quali è autonomo rispetto all'altro. Quindi la classe descrive, ad esempio, dei fatti, degli oggetti fisici, delle persone, noi diciamo che un'istanza di una classe è un oggetto del tipo rappresentato dalla classe. Ciascuno di voi è un'istanza della generica classe studente. Si usano i termini oggetto, istanza, occorrenza, se vogliamo anche esempio. In un diagramma delle classi, le classi vengono rappresentate in questo modo, come dei rettangoli. I rettangoli sono suddivisi in tre comparti. Nel comparto superiore viene riportato il nome della classe. Normalmente il nome della classe è un sostantivo singolare. Potete anche usare i plurali, non è così fondamentale. È però opportuno che siate consistenti, una volta che avete fatto una scelta, e manteniate lo stesso tipo di approccio. Quindi noi possiamo descrivere l'impiegato, la vendita, il dipartimento, la città. È ovvio che stiamo parlando di concetti astratti. Il corrispondente a un livello concreto delle classi, che sono elementi astratti, sono gli oggetti. Quindi un oggetto è un modello, una rappresentazione, diciamo, all'interno di un calcolatore, di un oggetto, di un'istanza, di una classe. Quindi uno studente, l'informazione di un esame, una finestra, qualunque cosa corrisponda a una classe. Gli oggetti sono caratterizzati da un'identità, cioè ogni oggetto è distinto da un altro, anche se due oggetti sono della stessa classe, non sono lo stesso oggetto. E se prendo due di voi, siete istanze della classe studente, da un punto di vista del sistema informativo siete descritti come matricola, nome, cognome e codice fiscale, ma ovviamente pur avendo in comune le stesse informazioni e pur essendo studenti non siete la stessa persona, okay? Quindi l'identità vuol dire che comunque pur essendo strutturalmente uguali non sono la stessa cosa. In più hanno gli attributi delle operazioni che possono essere eseguite e possono anche ricevere dei messaggi. Noi per il momento ci focalizzeremo molto più sulle classi che sugli oggetti, però quando pensiamo a una classe dobbiamo avere in mente che la classe rappresenta un insieme di oggetti.
Quindi nella classe dobbiamo descrivere tutte le caratteristiche comuni di questi oggetti che vengono rappresentati. Un altro aspetto fondamentale che noi vogliamo rappresentare nel modello concettuale è dato dalle associazioni, cioè i legami logici che esistono tra diverse classi. Quindi diciamo che la particolare classe è legata tramite un'associazione a un'altra classe se tra gli oggetti istanza delle due classi esistono dei legami che vogliamo rappresentare. Quindi è utile pensare anche in questo caso in termini di istanze, quindi scendere al livello di estrazione concreto, quello astratto, e pensare che se ad esempio abbiamo una classe studente e una classe esame, la classe studente rappresenta un insieme di studenti, la classe esame rappresenta un insieme di esami, e ovviamente ci saranno dei legami tra gli studenti e gli esami. Questi legami tra gli oggetti, ad esempio lo studente sostiene l'esame, sono descritti a un livello di astrazione più alto tramite un'associazione tra le due classi. Quindi diciamo che esiste un'associazione tra due classi se gli oggetti di queste due classi sono legati in qualche modo. Quindi di nuovo c'è questo doppio livello, quello concreto, se vogliamo degli esempi, e quello astratto dei concetti. Ad esempio, se abbiamo la classe studente, la classe corso, possiamo avere l'associazione esame che lega lo studente al corso. Possiamo anche avere un'altra associazione che è ad esempio la frequenza. Quindi tra due classi possono esserci anche più associazioni. Ovviamente rappresentano tipi diversi di legami. Ad esempio, se noi pensiamo all'impiegato e alla città, possiamo dire che c'è una relazione di residenza tra impiegato e città, ma potrebbe anche esserci una relazione di lavora in una città. Che associazioni dobbiamo descrivere? Beh, non tutte quelle che ci vengono in mente, ovviamente. Dobbiamo andare a descrivere in un modello concettuale tutte le associazioni che sono rilevanti per il nostro sistema informativo. E quindi dobbiamo capire quale problema deve risolvere il nostro sistema informativo, quali informazioni in termini di concetti o relazioni tra di essi, devono essere rappresentati nel modello concettuale. È possibile anche avere associazioni ricorsive, cioè un'associazione che lega una classe con se stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che un oggetto della classe impiegato sarà legato tramite la relazione supervisione a un altro oggetto della classe impiegato.
Okay? È utile soprattutto inizialmente pensare a cosa un modello concettuale significa e rappresenta in termini di aspetti concreti, quindi di esempio. Un altro esempio di relazione ricorsiva è quella tra due studenti che possono avere una relazione di amicizia. C'è una differenza sostanziale tra questi due tipi di relazione ricorsiva. Una è simmetrica, l'altra no. Lasciando perdere tutte le complicazioni che potete trovare in vari trattati di psicologia, noi per semplicità possiamo assumere che l'amicizia sia simmetrica. Cioè, se due persone sono amiche, A è amico di B e B è amico di A. Quindi la posso rappresentare in maniera equivalente nei due modi. L'altra relazione, quella di supervisione, tra un impiegato e un altro, invece non è simmetrica. Se A è supervisore di B, e non è vero il viceversa. Quindi, nelle relazioni asimmetriche esistono dei ruoli. Ad esempio, nella relazione di supervisione possiamo identificare il ruolo di manager e di impiegato. Superiore sottoposto. I ruoli vengono indicati mettendo vicino a un capo dell'associazione il nome e l'altro nome di ruolo dall'altra parte. Okay? Quindi la relazione di supervisione è una relazione tra due istanze della classe impiegato, una che gioca il ruolo di manager, l'altra che gioca il ruolo di impiegato. Quindi guardando questo frammento di modello concettuale, noi sappiamo che tra gli impiegati esiste una relazione di supervisione in cui ci sono due ruoli di manager e di impiegato. Questa descrizione è abbastanza generica, per cui nulla vieta che lo stesso oggetto partecipi a più istanze dell'associazione di supervisione. Quindi lo stesso oggetto potrebbe essere manager di un impiegato, ma essere lui impiegato rispetto a un manager di livello superiore. Okay. Quindi il modello scritto in questo modo lascia aperte diverse possibilità. In termini dettagliati di terminologia, noi parliamo di associazione tra le classi e di link tra oggetti. Quindi quando abbiamo due oggetti diciamo che esiste un link, un legame tra di essi e questo legame sarà descritto a un livello di estrazione superiore dentro il nostro modello concettuale tramite una associazione. Quindi finora abbiamo parlato di concetti e di relazioni tra questi concetti. I concetti sono descritti tramite le classi e le relazioni tra questi concetti tramite le associazioni. La notazione che abbiamo... Sì,
uno studente potrebbe essere collegato, questo studente qui potrebbe essere collegato anche con quest'altro corso, sì. Potrebbe anche non essere. Allora, da questa descrizione, adesso non è la stessa relazione che vediamo di là, non c'è scritto nulla, in realtà è questa qua, tra studente e corso, non c'è nulla che mi dica se uno studente deve per forza aver fatto un esame di un corso, quanti, numero minimo e numero massimo. Okay? Vediamo a breve che c'è la possibilità di descrivere questi vincoli, ma qui in quel modello lì, quello che vediamo adesso, questi vincoli non sono espressi. Ovviamente è importante capire se uno studente può starsi da solo senza essere legato a un esame oppure se è obbligato a seguirne almeno uno. Quindi adesso arriviamo a descrivere anche questi aspetti un po' più di dettaglio. Un altro aspetto importante è quello di andare a descrivere quali sono i dati, le informazioni che sono legate a un particolare concetto, che descrivono e caratterizzano un concetto. A questo scopo, in UML possiamo definire degli attributi delle classi. Un attributo è definito da un nome e un tipo. Se pensate a un linguaggio di programmazione, assomiglia un po' a una variabile. E la variabile ha un particolare nome e avrà un certo tipo di dati che può contenere. Quindi possiamo avere il nome, la matricola, lo stipendio. Esempi di attributi sono questi, per cui abbiamo ad esempio per lo studente un attributo ID, la matricola, di tipo intero, un nome di tipo stringa, per il corso abbiamo un codice che è una stringa e l'anno che è un intero. Per l'impiegato abbiamo nome che è una stringa, età che è un intero e salario, stipendio che è una valuta. Per la città abbiamo il nome che è una stringa e il numero di abitanti che è un intero. Ora io qui ho indicato nel dettaglio il tipo degli elementi. È possibile quando noi andiamo a descrivere un modello concettuale non avere ancora chiare le idee su quali sono i tipi e quindi è possibile non indicare il tipo. In passi successivi di raffinamento del nostro modello concettuale andremo a definire il tipo. C'è qualcosa che non vi torna in questo esempio? Che avreste fatto in maniera diversa? Sì. L'impiegato dello studente non potrebbero essere delle sottoclassi della classe persona. Ci arriviamo dopo. Sì, la risposta breve è sì, la risposta lunga dopo parliamo di eredità. Età. L'età di solito è un attributo che non è opportuno mettere, perché se ricordate quando abbiamo parlato di informazioni che diventano obsolete, l'età era uno degli esempi che vi ho fatto.
Okay? Quindi invece dell'età di solito è molto meglio mettere la data di nascita, che è un'informazione che non diventa obsoleta. Se volessimo avere l'età, dovremmo anche sapere in che data era valida quell'età. Però a questo punto avremmo un attributo che è l'età, un altro attributo che era che è la data di validità dell'età, tanto vale mettere un'unica data che è la data di nascita della persona. Un altro aspetto di cui non abbiamo ancora parlato, ma vi sottolineo ora, è il numero di abitanti. Il numero di abitanti, che qui è stato descritto come un attributo della classe città, è un esempio di quello che potrebbe essere un attributo derivato. Cioè io posso sapere quanti sono gli abitanti di una città andando a contare quanti sono gli impiegati che risiedono in quella città. Quindi lo posso memorizzare esplicitamente come un attributo oppure posso semplicemente andare a contare quanti sono, data una città, le istanze di impiegato che sono legate a quella città. In generale, se non ci sono esigenze di prestazioni o semplificazioni particolari, è bene evitare sia le informazioni non costanti, quindi di veloce obsolescenza, sia gli attributi derivati. Un altro aspetto importante è la molteplicità, ovvero discorso che si faceva un attimo fa, dato un oggetto, questo oggetto a quanti altri oggetti dell'altra classe può essere legato? Noi descriviamo la molteplicità dando un minimo e un massimo. A volte il massimo non è noto e quindi uno o più. Quel più lo rappresentiamo con un asterisco. E quando non sappiamo quantificare il limite superiore, mettiamo asterisco, che vuol dire più. O meno. Per cui, se abbiamo una classe auto, una classe ruota, vediamo che l'auto monta la ruota. Sappiamo che ovviamente un'auto ha normalmente quattro ruote. Possono esserci degli istanti in cui abbiamo tolto una ruota, le abbiamo tolte tutte e quattro. Comunque il numero di ruote che stanno montate su una macchina varia tra 0 e 4, normalmente 4. Quindi quello 0, puntini, puntini, 4 mi rappresenta esattamente questo. Abbiamo la cardinalità minima che è il primo numero e la molteplicità massima che è il secondo. Quindi quello 0,4 scritto lì vuol dire che un'auto può montare da 0 fino a 4 ruote. La molteplicità è un elemento abbastanza delicato, quindi provo a raccontarvelo anche in un altro modo. Immaginiamo di porci dal punto di vista
di un'istanza di tipo auto, un'auto specifica. Quest'auto, quindi guardiamo dall'auto verso le ruote. Io auto, a quante ruote posso essere collegato? 0, 1, 2, 3 o 4. Quindi io auto posso essere collegato da 0 fino a 4 ruote. Facendo il discorso inverso, se io mi pongo nei panni delle ruote e guardo verso l'auto, io ruota su quante auto posso essere montato? Nessuna, se al momento non sono su un'auto, o al massimo una. Quindi 0-1 vuol dire che un'auto può essere montata su un'auto oppure su nessuna. Quindi la molteplicità risponde alla domanda di prima: come faccio a capire se lo studente può stare da solo, deve essere collegato a un esame, quant'è il numero massimo di esami? Lo descriviamo con la molteplicità. Se non mettiamo la molteplicità, in realtà il modello concettuale che abbiamo fatto è incompleto, perché abbiamo tutte le possibilità aperte. Quindi in generale il modello è completo se include per ogni associazione la molteplicità per entrambe le classi che partecipano a quell'associazione. Normalmente i casi in cui io ho una molteplicità massima come quella, ben precisa, sono molto rari. Di solito io ho una molteplicità minima che è o 0 o 1, ovvero io come oggetto di questa classe sono obbligato o meno a essere connesso con un oggetto dell'altra classe. Se la molteplicità minima è 0, vuol dire che io oggetto non ho l'obbligo di essere collegato a un altro oggetto. Se immaginiamo l'associazione che c'è tra studente e università, è ovvio che lo studente deve per forza essere iscritto all'università, perché se non è iscritto non è uno studente. Quindi nel momento in cui è uno studente automaticamente è collegato a una particolare università o ateneo. Se pensiamo al legame tra studente e corso, lo studente potrebbe anche non aver ancora inserito nessun corso nel piano di studi e quindi non essere legato ad alcun corso. Quindi in questo caso non c'è l'obbligo. Quindi normalmente le cardinalità minime sono o 0 o 1, che indicano l'obbligo o l'opzionalità dell'associazione. Le cardinalità massime solitamente sono 1 o più. È ovvio che una cardinalità massima pari a 0 non ha nessun senso. Okay? Il fatto che ci siano due classi legate e un oggetto non possa essere legato a nessun altro oggetto che sta dall'altra parte,
ovviamente significa che non c'è nessuna relazione tra queste due classi. Quindi le cardinalità massime sono almeno 1. E di solito a me interessa distinguere il caso in cui c'è un legame con esattamente un oggetto dell'altro tipo, oppure il legame può essere con più oggetti. Quindi questi sono i casi più comuni. In generale possiamo anche avere notazioni un po' diverse, per cui potremmo avere, invece di avere minimo e massimo, potremmo avere un numero soltanto. Questo vuol dire esattamente quel numero. Se abbiamo l'asterisco, normalmente mettendo soltanto l'asterisco indichiamo, vogliamo dire, 0 o più. Quindi l'associazione non è obbligatoria e il limite massimo non è definito. Quindi abbiamo una ampia scelta. Se invece andiamo a inserire due numeri specifici, quelli sono il minimo e il massimo. Se ho un numero, puntini puntini, asterisco, vuol dire da m a salire. 0, 1 vuol dire che potrà essere legato a nessuno oppure un elemento. Di solito i tre casi principali sono questi. Il primo caso è quello che si chiama un'associazione 1 a 1. Un ordine è legato a una fattura. Okay. La fattura è per forza legata a un ordine, quindi non può esistere una fattura che non sia legata ad alcun ordine. E quindi io non emetto una fattura se prima non c'è stato un ordine. Viceversa, l'ordine potrebbe essere legato o no a una fattura. Che magari c'è l'ordine, ma la fattura non è stata ancora messa. Quindi 1, 1 vuol dire che ho un oggetto che corrisponde a un altro. Poi il fatto che sia legatorio o opzionale, questo è di seconda approssimazione. Normalmente queste tre classi, 1, 1, 1 a molti o molti a molti, fanno riferimento alla molteplicità massima. Il secondo caso, quello tra persone e città, è un caso di relazione 1 a molti. È una città a molti abitanti. Il terzo caso, quello tra turista e viaggio, è una relazione molti a molti. Quindi un turista può aver fatto prenotazioni per più viaggi e uno stesso viaggio potrebbe essere stato prenotato da più turisti. In questo caso un viaggio è per forza legato a un turista, quindi io non inserisco nel mio sistema informativo le informazioni su un viaggio se non c'è un turista che l'ha prenotato, almeno uno, e viceversa invece può esistere un turista che non ha ancora fatto la prenotazione per alcun viaggio. Allora, in generale sulle cardinalità minime si accendono feroci discussioni.
È vero che un viaggio può esistere anche senza un turista, oppure deve esistere soltanto se c'è un turista che l'ha prenotato? Dipende molto dal caso specifico in questione. Beh, quindi, negli esercizi che vedremo noi, spesso questi dettagli non sono forniti, quindi la cardinalità minima può essere 0 o potrebbe essere 1. Entrambe valide. Invece è fondamentale e gioca un ruolo molto più importante la cardinalità, la molteplicità massima. Perché se io dico che un turista può essere legato a un unico viaggio, vuol dire che quel turista lì fa un'unica prenotazione. Invece no, un turista può aver fatto prenotazioni per più viaggi. Quindi in generale bisogna fare molta più attenzione a quello che è la cardinalità, la molteplicità massima, quella minima è relativamente meno importante. Spesso bisogna fare qualche ragionamento e vedere qual è quella più plausibile. Esiste un altro tipo di aggregazione che è indicata, scusate, un altro tipo di associazione che si chiama aggregazione, che è indicata dal rombo, e mi dà la composizione e rappresenta il fatto che B è parte di A. L'esempio classico è il motore è parte della macchina, le ruote pneumatici sono parte della macchina, il CD player è parte della macchina. Normalmente noi rappresentiamo con l'aggregazione quei casi particolari in cui non ha senso che esista un motore se non esiste la macchina. Okay? La parte ha senso soltanto se esiste il tutto. Abbiamo ancora la possibilità di andare a definire un altro tipo di legame, che è la specializzazione o generalizzazione. Diciamo che una classe B specializza A se B ha esattamente tutti gli stessi attributi di A, più eventualmente altri. In questo caso diciamo che B è un caso speciale di A, o che ha una generalizzazione di B. Per cui lo rappresentiamo con questa freccia con la punta, un triangolo, e diciamo che la persona è una generalizzazione dell'impiegato o la persona è una generalizzazione di studente. O viceversa, lo studente è un caso particolare di persona e l'impiegato è pure un caso particolare di persona, è una specializzazione. Quando io scrivo studente, che è un unico attributo di tipo intero che si chiama ID, in realtà, visto che studente è una specializzazione di persona, studente avrà tra i suoi attributi, oltre a questo ID che è specificato qui esplicitamente, implicitamente anche tutti gli attributi della persona. Quindi io non indico di nuovo dentro studente nome, cognome e codice fiscale, perché avendo indicato la specializzazione, automaticamente studente eredita questi tre attributi. Stesso discorso vale per l'impiegato, che oltre ad avere il suo stipendio, eredita questi attributi. La classe in alto è la classe padre, la classe sotto è la classe figlia.
quindi persona una classe padre e studente una classe figlia, oppure persona è una superclasse, una classe di base. Ci sono tutti i modi alternativi di indicare che persona è una generalizzazione. Viceversa possiamo dire che studente è una sottoclasse di persona o una classe derivata. E tutti i modi alternativi di indicare lo stesso tipo di legame. Noi possiamo andare a descrivere con la generalizzazione degli alberi di ereditarietà che permettono di andare a definire molte categorie e sottocategorie. Queste sono le caratteristiche essenziali, non tutte, dei diagrammi delle classi UML. Adesso quello che noi vogliamo fare è, data una descrizione specifica dei requisiti, in linguaggio naturale, capire come rappresentare le informazioni descritte in questa specifica dei requisiti utilizzando un diagramma delle classi UML, quindi come costruire un modello concettuale di un problema dato. Questo è scritto un po' piccolo, ma non è necessario che voi leggiate tutto. In generale, questo è l'obiettivo di costruire un sistema informativo per un'azienda che fa corsi di formazione. E quindi vogliamo andare a descrivere informazioni su i corsi stessi, gli istruttori e gli studenti. Quello che dobbiamo fare è scegliere un giusto livello, cioè quali sono i concetti che sono utili per descrivere questo specifico problema. È utile andare a costruire quello che è un glossario, quindi i concetti, una loro breve descrizione, e capire anche se ci sono dei sinonimi, perché è normale, quando noi scriviamo qualcosa, diciamo a voce, descriviamo a voce un problema, di utilizzare sinonimi che in realtà fanno riferimento allo stesso concetto. Dobbiamo poi andare, una volta che abbiamo identificato questi elementi fondamentali, a cercare di capire se ci sono dei riferimenti, a modificare le frasi in modo che siano scritte in maniera standard e facili da capire e semplificarle. Nel nostro testo abbiamo alcuni concetti fondamentali. Abbiamo essenzialmente l'idea di corso, abbiamo l'idea di studente, trainee, cioè persona che viene addestrata, e abbiamo gli istruttori. Poi, dato un testo su un foglio di carta, una tecnica molto semplice è andare a sottolineare i concetti fondamentali. Nel testo è anche richiesto di andare a descrivere le informazioni su i datori di lavoro. Quindi questo è un quarto concetto. Abbiamo poi i sinonimi, per cui abbiamo ad esempio participant, che è un partecipante a un corso, che ovviamente è lo studente, il trainee. Abbiamo il termine seminario, che in realtà fa riferimento al corso. Abbiamo il termine tutor, che fa riferimento all'istruttore. Quindi, capire quali sono i concetti fondamentali, identificare eventuali sinonimi, questo ci permette di avere
una prima idea di quali sono gli elementi. Questo può essere la base, se volete, come primo passo, le prime volte che lo fate è utile, andare a mettere giù un glossario in cui mettete il termine, la descrizione, eventuali sinonimi e, se volete, anche i legami con gli altri concetti. E, ovviamente, leggendo in maniera un po' più approfondita il testo. Un'altra operazione che è utile fare è quella di andare a standardizzare e semplificare le frasi. Ad esempio, sostituire al posto dei sinonimi il termine principale. Quindi invece di course participant andiamo a mettere trainee. Invece di employers name, address, telephone number andiamo a mettere current employer. Qui si parla di corsi e di edizioni di corsi. Un corso è un'idea più generale. Ogni anno ci sarà una nuova edizione dello stesso corso. Quindi a volte viene usato il termine corso in maniera ambigua per indicare sia il corso che un'edizione. Quindi è opportuno andarlo a indicare. È opportuno andare a indicare tutte le informazioni, ad esempio la data di inizio e di fine di lavoro presso un datore. Alcuni elementi bisogna spostarli, per cui alcune delle frasi che ho cancellato poi le possiamo spostare, possiamo semplificare alcune frasi. Questi sono alcuni esempi di modifiche e standardizzazioni. Quindi una volta fatto questo, se io ho il testo in formato elettronico, posso fare ottenendo una versione più semplice e standardizzata. Una volta che ho semplificato le frasi, eliminato le ambiguità, eliminato i sinonimi, quindi ho eliminato qualsiasi ambizione letteraria di questo testo, l'ho fatto noioso, semplice, ripetitivo, però non ambiguo, posso iniziare a focalizzarmi sulle varie frasi, andando a identificare, ad esempio, delle frasi generiche. Vogliamo creare un sistema informativo per un'azienda che organizza corsi di formazione, dobbiamo memorizzare le informazioni sui studenti e gli istruttori. Questa è abbastanza generica, non è che riguarda, ci dà il quadro generale del problema. Esistono altre frasi che invece riguardano alcuni elementi. Ad esempio, questa frase riguarda gli studenti. In base a quello che c'è scritto in questa frase, io posso andare a capire che gli studenti sono identificati da un codice, Social Security Number, quindi quello che in Italia si chiama il codice fiscale, cognome, età, sesso, luogo di nascita, attuale datore di lavoro, datori di lavoro precedenti e il periodo in cui c'è stato un rapporto di lavoro con i datori precedenti e le edizioni dei corsi a cui hanno partecipato. Oltre alle edizioni abbiamo anche vogliamo avere informazioni sulla valutazione per ogni corso, per ogni edizione del corso. Quindi in questo modo noi riusciamo a isolare le informazioni che riguardano un particolare concetto. Quelle informazioni sono candidati a diventare attributi della classe
trainee, ad esempio. Altre indicano delle associazioni con altre classi. Probabilmente il datore di lavoro sarà una classe separata e quindi dovremo andare a tenere traccia del datore attuale e dei datori precedenti. Dobbiamo tenere traccia delle edizioni dei corsi, ovviamente l'edizione del corso sarà un concetto separato e quindi sarà necessaria un'associazione tra trainee e edizione del corso. La stessa operazione la possiamo fare ad esempio sul datore di lavoro. Per ogni datore di lavoro magazziniamo le informazioni che sono il nome, l'indirizzo e il numero di telefono. Okay? Nome, indirizzo e numero di telefono sono evidentemente tre attributi dati che caratterizzano il datore di lavoro. Altro frammento del nostro testo riguarda i corsi. Quindi per ogni corso abbiamo un codice, un titolo. Poi ci viene detto che ogni corso può essere offerto più volte e ogni offerta di corso si chiama edizione. Quindi in realtà abbiamo due concetti distinti, quella di corso e quella di edizione di corso. Per ogni edizione abbiamo la data di inizio, la data di fine e il numero di partecipanti. Proseguiamo, abbiamo le informazioni sugli impiegati, quindi vogliamo sapere se sono professionisti o se sono dipendenti e nel caso, se sono professionisti, sapere l'area in cui sono esperti e eventualmente il titolo. Per i dipendenti vogliamo sapere la posizione all'interno dell'azienda. Andando avanti con l'ultima frase, qui abbiamo le informazioni sugli istruttori. Quindi, cognome, età, data di nascita, edizione dei corsi insegnata, questa ovviamente rappresenta un'associazione tra istruttore e edizione del corso. Quindi, in generale, noi possiamo dire che ci interessa capire quali sono i concetti. Un concetto è un qualcosa di complicato, un po' complesso, quindi il nome non è un concetto, il nome normalmente è un attributo di un concetto. Un concetto è un qualcosa che ha una rilevanza fondamentale all'interno del nostro problema. Spesso, una volta che abbiamo identificato i concetti fondamentali, leggendo il testo troviamo qualcosa che lega due concetti e questo è ragionevolmente un'associazione tra i due concetti. Se ci troviamo casi particolari di un concetto, questo può essere rappresentato tramite la generalizzazione. Questo è un esempio di come potremmo modellare il problema che abbiamo visto prima.
I concetti che abbiamo rappresentato sono quelli di datore di lavoro, studente, edizione, corso, istruttore. Qui abbiamo identificato due casi particolari di studente, quindi impiegato e professionista. Quando rappresentiamo l'associazione tra studente e impiegato, scusate, tra lo studente e il datore di lavoro, è necessario fornire delle informazioni aggiuntive. Dobbiamo sapere in che periodo lo studente ha lavorato presso un datore di lavoro. Questo lo possiamo fare andando a definire un altro concetto secondario, che è la posizione. Quindi un particolare studente ha lavorato in una particolare posizione presso un impiegato. In questo modo, dentro la classe posizione, possiamo andare a inserire tutte le informazioni che riguardano il legame tra studente e datore di lavoro. La frequenza a un corso, di nuovo, richiede più informazioni del semplice legame e quindi la possiamo rappresentare con una classe aggiuntiva, frequenza. Un'altra classe che abbiamo aggiunto riguarda le informazioni su dove si tengono le varie le lezioni dei vari corsi. Abbiamo passato velocemente il testo, quindi non abbiamo osservato nei dettagli questo aspetto, ma nel testo ho richiesto di andare a indicare dove si tengono le varie lezioni dei corsi, e in particolare la data, l'aula e l'ora. Quindi creiamo una classe aggiuntiva che leghiamo a edizione. Quindi, in generale, iniziamo con i concetti principali, gli attributi, le associazioni. A volte un'associazione richiede più informazioni e allora, invece di mettere una semplice associazione, aggiungiamo un concetto secondario. Alla fine un modello concettuale dovrebbe essere corretto, per rappresentare in maniera fedele quanto descritto nei requisiti. Dovrebbe essere completo, cioè tutti i dettagli descritti nei requisiti, nel testo di partenza, dovrebbero essere rappresentati. Quindi non dimenticarci di associazioni, di attributi e di classi. Dovrebbe essere leggibile. Quindi questo particolare non torna indietro, non importa. L'esempio che abbiamo visto prima è abbastanza semplice, ok? È organizzato in maniera ordinata e quindi è abbastanza facile da leggere. E dovrebbe essere anche minimale, quindi non dobbiamo aggiungere elementi che sia possibile tralasciare. Quindi prima di aggiungere un nuovo concetto, una nuova associazione, un nuovo attributo, verificate se è necessario oppure no. Ovviamente
La completezza e la minimalità sono due obiettivi in parte in contrasto. Nel dubbio, se mettere o meno un elemento, aggiungetelo, ok? È meglio aggiungere un elemento in più piuttosto che dimenticarsi qualcosa di importante. Direi che con questo abbiamo fatto una velocissima panoramica su quella che è la modellazione concettuale. La settimana prossima in laboratorio avrete degli esercizi da svolgere su questo. Okay, quindi un esercizio un po' più semplice e uno un po' più complesso. Vi ricordo che la modellazione concettuale è uno degli aspetti che ci permettono di andare a modellare un sistema informativo e di scrivere le informazioni utili all'interno di un processo. Ma ripeto, non ci sarà lezione venerdì, noi ci vediamo lunedì. Arrivederci.